L'azienda Dottoressa Rinaldi è un laboratorio di cosmesi naturale. È una realtà che sta affrontando una grandissima crescita sia in termini di fatturato che di numero di dipendenti coinvolti. Per questo motivo, mentre si cambia muta, l'azienda si interroga su come condividere con i dipendenti e continuare a trasmettere alcuni valori fondamentali che sono stati parte della loro storia e che devono essere anche parte del futuro. Per questo bisogna ragionare sulla cultura aziendale, sulla company culture, e noi proponiamo 5 step per farlo. Il primo è quello di riflessione da parte della direzione su quali valori trasmettere ai dipendenti. Poi bisogna vedere se i dipendenti sono consapevoli di questi valori o se hanno altre richieste, altre necessità, altri valori che loro sentono da parte dell'azienda. Dalla terza fase inizia quella invece di comunicazione e di trasmissione di questi valori. Noi lo proponiamo con dei momenti di incontro con i dipendenti, la direzione, i responsabili, anche fuori dall'orario lavorativo, ad esempio fare delle giornate di azienda aperta dove la famiglia di ogni dipendente possa venire a vedere i luoghi aziendali e le attività di cui si occupa l'azienda. Altri eventi con i dipendenti possono essere degli aperitivi culturali, degli aperitivi con dei formatori esterni oppure anche con dei personaggi storici dell'azienda che possono raccontare degli aneddoti, delle situazioni anche divertenti, piacevoli, che coltivino il senso di famiglia tra i dipendenti. Poi la comunicazione riguarda un aspetto fondamentale che non è più possibile mantenere uno a uno con ogni dipendente, allora si può introdurre uno strumento come l'intranet, che è una sorta di social network, uno strumento di comunicazione costante con tutti i dipendenti, non soltanto per le comunicazioni ufficiali, ma per mantenere un rapporto continuo con le persone. Altre attività possono essere quelle di creare un museo aziendale per vedere gli step dell'azienda con i macchinari antichi, con i primi prodotti, con i clienti storici da raccontare e per ogni macchinario o prodotto raccontare un valore che ha portato a quel determinato obiettivo che l'azienda ha raggiunto. Altre iniziative di supporto, che sono il quarto step, possono essere iniziative di formazione, quindi fare formazione per i responsabili, capire parto, per tutte le persone che abbiano il rapporto con i dipendenti, di negoziazione, di comunicazione, di gestione dei conflitti, perché siano loro degli hub interni di diffusione di questi valori costanti e continui. La ricerca e selezione è un altro aspetto fondamentale per inserire direttamente all'inizio persone che possano matchare con questi valori e quindi organizzare degli incontri per cui avere le persone che rappresentino quello che l'azienda sta cercando. L'ultima fase è quella invece di rendicontazione, cioè vedere se il risultato portato da queste iniziative sta portando dei risultati e con quello correggere il tiro per ripartire nuovamente con il ciclo. Riflettere sui valori è fondamentale perché l'azienda sia una famiglia. Per essere famiglia vuol dire fare anche dei sacrifici, ma per fare dei sacrifici dobbiamo sapere qual è lo scopo per cui lo stiamo facendo, il motivo fondamentale e il valore a cui siamo aggrappati.